C'è in Leonardo una strana contraddizione, perché da un lato è contro la guerra, anzi nei suoi scritti la definisce una pazzia bestialissima, però d'altra parte la sua opera è piena di invenzioni militari. È vero che in certi casi non vuole divulgare talune armi, per esempio quelle sottomarine, per timore, come dice, che gli uomini le usino per assassinamenti nei fondi dei mari, facendo affondare le navi con i loro equipaggi. Però ritiene che per difendersi e per contrastare i nemici sia legittimo usare delle macchine da guerra. Bisogna anche dire che a quel tempo c'è molta richiesta di ingegneri militari e le offerte di lavoro, per così dire, stimolano la sua creatività, oltre che il suo bisogno costante di commesse. Di macchine da guerra Leonardo ne ha inventate moltissime e al Museo della Scienza e della Tecnica di Milano sono stati replicati vari modelli. Vediamoli. È proprio vero, in Leonardo c'era una grossa contraddizione. Da una parte non amava affatto la guerra, anzi la trovava ripugnante. Eppure realizzò alcune delle più sorprendenti e devastanti macchine belliche della sua epoca, anche se non sappiamo quante furono effettivamente realizzate. E la più impressionante forse è il cosiddetto carro falcato, cioè un carro munito di lame. Ne esistevano già in passato, in antichità, usati durante le battaglie, ma le lame erano fisse. Leonardo invece applicò un meccanismo che le rendeva micidiali. Ogni giro di ruota faceva ruotare queste lame paurosamente ed aveva già previsto gli effetti sui campi di battaglia. Un'altra macchina da guerra era questa nave speronatrice. Era una nave d'attacco velocissima grazie alla sua forma fusolata e aveva due armi. La prima era un rostro potente che stava sempre sotto il pelo dell'acqua e che serviva a sfondare il ventre delle barche nemiche. E la seconda arma era a sorpresa. Si apriva all'ultimo momento, si girava questo meccanismo che apriva delle ante rivelando un cannone che sparava a distanza ravvicinata. Bisogna dire che è proprio in questo periodo, sul finire del 400, che vengono utilizzati per la prima volta i cannoni. E Leonardo è il primo che li studia scientificamente. In effetti sui suoi disegni, accanto a delle palle di cannone sferiche, compaiono dei proiettili di forma ogivale, che qui sono stati riprodotti. Insomma, Leonardo aveva già capito l'importanza dell'aerodinamica e sui suoi disegni compaiono delle armi micidiali, come un cannone a 8 canne. Pensate, progettò un cannone addirittura a 33 canne. Aveva uno speciale sistema rotante per cui venivano fatte sparare 11 canne contemporaneamente, mentre le altre nel frattempo venivano caricate. Era un'arma davvero terrificante. Dai disegni di Leonardo emerge un'altra macchina davvero speciale, il carro armato, che qui vedete semiaperto. Aveva la forma di una pentola a pressione e al suo interno potevano stare 8 uomini e alcuni, muovendo delle leve, facevano girare le ruote. Era coperto con un guscio corazzato e tutto attorno aveva una corona di cannoncini. Sembra una macchina destinata a travolgere le linee nemiche, ma in realtà studi accurati hanno rivelato che era molto pesante e che al massimo avrebbe potuto percorrere poche decine di metri, da cui l'idea che questa macchina servisse per l'avvicinamento alle mura nemiche per fare breccia. Per le battaglie navali Leonardo aveva progettato lo sfondacarene, una specie di cavatappi che dei sub sott'acqua avrebbero dovuto applicare allo scafo di una nave nemica per farla affondare. Leonardo, insomma, aveva già previsto la possibilità di poter andare sott'acqua con speciali respiratori, forse già con qualche sistema di ventilazione forzata dall'esterno, come i palombari.